dinanzi al promontorio cantato da Virgilio, viene letto il patriottico proclama, mentre le campane di tutte le chiese del Cilento annunciano l'inizio della rivolta. È l'alba del 28 giugno. Il 28 giugno 1828 il Cilento prese l'iniziativa dell'azione politica e militare per reclamare dalla monarchia borbonica la concessione della Costituzione. Si cooperò per la felicità e vantaggio dell'intero regno di Napoli, come lo comprovò il ribasso del sale e la libertà individuale del popolo tutto. E come... All'insurrezione organizzata dalla società segreta dei Filadelfi presero parte briganti, popolani e coraggiose donne, la cui presenza testimonia per la prima volta una grande novità nel Risorgimento italiano. L'insurrezione fallì e moltissimi insorti patirono torture terribili, carcere durissimo e per qualcuno fu decretata la condanna a morte. La repressione, intanto, è stata più sollecita della sommossa. Proprio a San Biase giunge loro la notizia che il governo borbonico ha mandato per domare la rivolta il maresciallo Francesco Saverio del Carretto, novello e feroce Nerone, con circa 8.000 soldati, che le autorità di Vallo sono in grande allarme, che i fratelli De Mattia, su cui i rivoltosi facevano affidamento per occupare il paese, sono già stati fatti prigionieri. Emilio e Diego, trasferiti nelle carceri di Napoli, Donato, sottoposto a grandi torture, langue invece nelle carceri di Vallo, insieme allo zio Bonifacio Ricchio. In quelle carceri, i detenuti, ammucchiati come bestie in locali angusti, privi d'aria e di luce, gemono e soffrono atrocemente per le torture e le febbri violentissime. Da 21 anni la Proloco Gelbison, con il patrocinio del comune di Vallo della Lucania, con la manifestazione Surgita stu paese bona gente, rievoca i moti del Cilento. La Proloco di Vallo della Lucania è una proloco fatta da persone che si vogliono bene. Questa, ecco perché parlo di amici, ma parlo anche di amici che stanno al di fuori della Proloco e che ci hanno dato una mano, hanno voluto quest'anno partecipare. Noi abbiamo voluto fare una breve rappresentazione, chiamiamola rappresentazione, ma diciamo erano dei quadri che riguardavano appunto i moti del 1828. E dopo 20 anni dalla prima rappresentazione sul palco abbiamo voluto appunto ripetere, diciamo, in minima parte questa storia, una storia che ci riguarda, che è nostra e la dobbiamo difendere. Quindi grazie ai partecipanti, tutti.